Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Siamo su Star Nomad 2. Questo è un video bonus, nel senso che oggi è il giorno di rilascio di questo gioco. Gioco che ho scoperto, a dir la verità, abbastanza per caso su Steam. È un gioco che mi ricorda molto Void Expanse piuttosto che Beyond Soul. È un gioco che assomiglia, appunto, è molto 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 simile a questi altri due. Ho visto anche quello che dice lo sviluppatore, quello che vuole fare. Ha delle feature già pronte per il rilascio. Il gioco dovrebbe essere così quasi pronto, quando lo sto provando adesso, appunto, per il rilascio, però è probabile che rispetto a questo video vi siano altre feature. Ovviamente le feature io ve le dirò molto velocemente, perché probabilmente in game non riusciremo a vederle tutte. Il gioco è basato su, diciamo, configurazioni di navi diverse, con moduli, motori, armi, tutte diverse. La possibilità di inseguire pirati, di riscattarne le taglie, è possibile prendere addirittura i pod di salvataggio delle persone e riscattarli alla base, alla prima base spaziale. La cosa interessante è che il sistema di commercio è molto profondo, viene influenzato dall'import-export di ogni base, così come dalle intrusioni piratesche in ogni settore. Queste sono fondamentalmente le basi di questo gioco, ma iniziamolo subito. Andiamo a sceglierci un'immagine di un pilota, facciamo questo con i capelli rossi. Possiamo fare un mercante, possiamo fare un hunter e possiamo fare un pirata. Quello che possiamo fare, cioè, influenza la nave. Qua partiamo con un explorer, corvetta, con una grande capacità di cargo. Abbiamo buone relazioni con tutte le fazioni, eccetto i pirati. L'Hunter invece abbiamo una nave un po' più potente, grande relazione con l'Unione Libera, ma odiato dai pirati. Non ho idea, potremmo partire con... Non lo so, sono molto indeciso a dire la verità, perché... Partiamo come mercante, perché un minimo di armi ce le ha comunque. Selezioniamo la difficoltà, abbiamo praticamente a livello normale la morte che ha alcune conseguenze per i piloti casual, non bisogna stare, diciamo, tesi di morire, cioè non bisogna avere paura, perché comunque non si perde qualcosina ma non tutto. Il roguelike, fine della nave, i moduli, tutto viene perso in modo reale. Noi facciamo normal perché siamo un po' paranoici e siamo anche molto scarsi, e andiamo a vedere le meccaniche. In movimento sono tutti uguali, cioè non giochi così bidimensionali in 2D, sono praticamente tutti uguali. Il gioco adesso ci spiega brevemente. Allora, qui sono i nostri crediti, qua in alto abbiamo l'Elipsion depositato nella banca universale. Sono tutte valute diverse, la gravonite. Tutto per moduli high-tech da equipaggiare sulla nave. Comunque, se noi adesso siamo atterrati su questo pianeta, infatti vediamo la grafica qui della vegetazione. Abbiamo la nostra nave e il sistema ci dice che dobbiamo cliccare qui. Qui abbiamo l'equipaggiamento che abbiamo al momento equipaggiato sulla nostra nave. Che vedete, abbiamo trascinato... Poi, avessimo avuto una nave più potente, potremmo mettere più armi in più punti. Questo qui non ho ancora capito, perché è un condensatore ad antimateria, ma non so dove vada. E costa tra l'altro anche 5.000, e io me lo tengo lì perché se caso me lo vendo. Comunque, andiamo a esaminare quello che ha da offrire questa base con il Weapon Store, con la possibilità di acquistare missili e balle varie. Acquistare moduli, in questo momento c'è, vabbè, il Macom, l'armatura, diciamo, magnetica, e degli scudi, insomma, ci costano 6.000, il deflettore. Poi qua non abbiamo altro. Questo è il primo menu, questo qui.
Abbiamo questo che è il local market con la possibilità di acquistare merci di prima necessità o anche di seconda, come cibi, acqua, merci di lusso, merci generiche. E qua sotto invece abbiamo l'hangar con la possibilità di acquistare un'altra nave. Ovviamente i combattimenti comprendono anche le capital ship, quindi le navi enormi, quindi potremo collaborare anche a delle battaglie epiche. Il laser spara in automatico, ma noi con il tasto CTRL più il numero dell'arma, che sia 1 o 2, possiamo impostare in modo manuale l'arma, quindi spariamo col mouse. Il problema è che, il gioco ce lo dice subito, potremmo colpire anche le navi vicine. Ok, praticamente adesso partiamo. Il gioco ci ha appena ripetuto quello che abbiamo appena detto. Altre navi, vedete questo sistema. M, mappa, siamo a Serenity. Qua ci sono dei settori con i minerali, quindi possiamo andare a scavare se avessimo un laser minerario. Andiamo a Liberty adesso. Per capire dove andare a Liberty, vediamo questa mappa. Noi siamo a questo puntino qui. Se raggiungiamo immagini dello schermo non possiamo muoverci oltre. Vediamo le navi neutrali, le navi mercantili. E potremmo essere anche contattati via radio, sul spazio, da una di queste per delle missioni casuali. Quindi il gioco è molto vario da questo aspetto. Non c'è contatto tra le altre navi, ovviamente è bidimensionale, ma le navi sono su piani diversi per non andarsi a scontrare. Una volta arrivati qua, ci si attiva qui in alto Jump Drive, dobbiamo fermarci, allinearci e non essere soprattutto colpiti da pirati. E a quel punto possiamo teletrasportarci direttamente nel sistema Liberty. Sistema Liberty, vediamo subito che ha un qualcosa qua, che può essere una base o un qualcosa. La mappa è molto grande. E ci viene detto, appena ci passiamo sopra col mouse, questa è un'economia stabile, fondata alla Sol Exodus. Qua sotto invece abbiamo un'economia stabile, vediamo New Hope. Qua in alto poi dovremmo avere anche degli aiuti su quello che hanno bisogno. Un underground, a frozen world. Food shortage. Ok, hanno bisogno di cibo, quindi potremmo anche tentare di fare una cosa di questo tipo. Andiamo, spendiamo del credito. Cosa molto importante, veramente molto molto importante, quando noi... Ah, qua qualcuno ci sta parlando. Quando noi dobbiamo atterrare, ci costa 250 crediti e ho notato che questa cifra aumenta in base a quello che noi trasportiamo, quindi sono delle tasse. Ah, posso assumere anche un mercenario che mi scorta al prossimo porto, ma non mi interessa al momento. Vediamo un po'. Vendono cellulari, gadget, merda. No, direi che magari tentiamo di tornare dove eravamo prima. Abbiamo buttato via dei soldi per nulla, ma va bene. Torniamo dove eravamo prima. Qua in alto. Cerchiamo di farlo abbastanza rapidamente. Ecco, i pirati stanno attaccando, ma generalmente su questi sistemi. Vedete, la nostra nave ha sparato qualche colpo anch'essa. Due scudi e scafo della nave qua sotto. Missili abbiamo e il laser. Ma potrebbero anche vincere, potrebbe anche diventare piratesco il settore, ma io spero proprio di no. Ce ne torniamo al settore di prima perché voglio comprare del cibo e portarlo su quel sistema. È un primo esperimento, diciamo. Poi vedremo un attimino cosa fare. È un gioco, mi sono dimenticato di dirvelo, puramente offline, quindi vi potete mettere lì, dedicarvi, mettere in pausa quando volete e continuare quando avete risposto al citofono. Giochi così mi piacciono davvero tanto, però devono avere un qualcosa che mi tenga incollato al gioco. Questo, secondo me, 250 crediti, quindi no, non male. Io direi che possiamo fare una bella cosa. Andiamo nell'hangar della nostra nave, vendiamo questo modulo, teniamo 7000 crediti e a questo punto investiamo.
Investiamo con... No, birre no, portiamo un po' d'acqua. Ok, acquisto acqua. E poi acquisto anche del cibo generico. No, no, costa così poco. 2 di cibo. Vabbè, solo 2 di cibo. Ci portiamo anche del... vabbè. Perché non ce ne vendono di più? O un bug o non lo so, perché... Vediamo. No, nulla. Probabilmente magari anche un discorso di fazione. O... Ah, no, 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 no. Ok. No. Stupido io. Perché ho comprato troppa acqua. Però così ci vado a svenare. Vabbè, tanto comunque siamo qui solo a testare, insomma, il gioco. Stiamo provando questa teoria del vendi il cibo a chi ne ha bisogno. Quindi una prova di commercio. Logicamente poi per darne un'effettiva valutazione dovremmo giocarlo per ore e vedere tutti i moduli, ma essendo il gioco basato principalmente su questo, io posso ben sperare. Soprattutto perché nel corso della partita che ho fatto senza registrare, sono viaggiato attraverso i settori. Merda, qua però c'è qualcosa che non va, eh. Eh no, adesso hanno un problema questi. Vedete, ecco, è cambiato. È cambiato perché questo settore ha i pirati. Ma noi potremmo dare una mano. Insomma, potremmo dargli una mano. Adesso mi sono anche dimenticato cosa stavo dicendo. Comunque, vedete che attacchiamo anche noi. In modo manuale, ci teniamo giusta distanza. Potremmo magari provare un missile. Eccolo lì. Mamma mia, mancato. Scarsissimo. Sì, ma noi è un po' come se stessimo cercando di fare guerra con un mercantile, quindi non è che intanto mi sono pure... Ok. No, dicevo, sono viaggiato molto lontano come settori e sono arrivato a un punto dove c'era uno spazio porto, cioè sono atterrato. Ho trovato delle navi completamente diverse, quindi è un po' la X3, X Rebirth, cioè no, X Rebirth no, perché non puoi cambiare nave purtroppo. Comunque ho raccolto anche un pod, questa è esplosa un'altra nave. Dai, diamo una mano a liberare questo settore, va. Magari poi tra l'altro quando hanno anche bisogno di... Siamo messi in croce piuttosto bene come scudi. Merda, adesso però un po' meno. Attacca, 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 attacca. Bravo, bravi. Nessun pod. Qua sotto poi vediamo. Purtroppo è scritto anche in piccolo, ma... Vabbè, diamo un'occhiata qui a cosa abbiamo. Poi il mio sogno è sempre quello di diventare un minatore. 250 per atterrare. Quindi non è che possiamo andare dove vogliamo, perché alla fine ci smeniamo ogni volta. Comunque, qua non vendono tecnologia. Qui ci faremo un profitto di 25, di 27, di 27. Al pezzo, quindi non è malaccio. Voglio però dare un'occhiata ancora alla mappa. Vedete che qui... Qua abbiamo pirati ancora. Pirati. Qua li abbiamo scacciati, ma qua no. Quindi l'economia, secondo me, ci impone di andare qui. Qui ci sono dei pirati. Avevano bisogno di cibo prima. Andiamo a New Hope. Buttiamo via 250 crediti per l'atterraggio. Però andiamo a New Hope e proviamo a vedere che cosa c'è lì. Allora, vedete, control. E spariamo noi, però non è il massimo. Soprattutto perché non siamo una nave da guerra. Avrei potuto assumere qualcuno, ma dobbiamo amministrare molto bene le nostre finanze. Allora, io ho visto anche Star Nomad 1 come gioco. Graficamente era un...
soprattutto come basi spaziali, era molto molto fumettoso. Apprezzo molto di più questo gioco. Sono comunque curioso. Ma non ci sono i pirati qua? Vabbè, ci saranno dei pirati. Ah no, ecco lui. Minchia quanti! Vabbè, magari cerchiamo anche di morire. Ma però si avvicinano e spariscono, quindi probabilmente vengono spiallati. No, eccoli qui. Merda, quanti sono. Ci teniamo un po' alla larga. Chi è questo? Questo qua sta facendo una scansione di... Maria! Missili. Non ci ho fatto nulla. Siamo noi che non facciamo... Mamma mia. Cerchiamo di fare una missione suicida atterrando sul pianeta... Ah, un pod. Life pod della Gilda dei Mercanti. Questo qui invece ha bisogno d'aiuto, ci dice evasione. Poi ogni tanto manovre evasive, vale vai. Perché ogni tanto cercano anche di invogliarci ad andare ad aiutarle. Allora, atterriamo. Ok. Ah beh, ho capito perché hanno bisogno di cibo, va bene. Mamma mia, che profitto che ci facciamo qua, guardate. Guadagniamo un botto più di prima. Eh beh, direi, guardate qua, 5.000. Ne abbiamo uno solo, vendiamo questo. Abbiamo fatto una barca di soldi. 9.000 monete abbiamo. Vediamo se abbiamo qualcosina qua da... No, non c'è nulla da equipaggiare. C'era un menu per la vendita. Ok, questo. Vedete, abbiamo preso uno di questi e possiamo scambiarli con le autorità portuali che ci danno 175. E in più abbiamo preso due di questi e altri 275, quindi abbiamo dato delle persone lanciatesi con il guscio di salvataggio. Quindi qua cos'è che abbiamo? Questo è un organi sintetici. Ah, qua producono medicine. Medicine che poi noi possiamo andare a ricommerciare da un'altra parte. Mentre invece se io provassi, facciamo un esperimento giusto prima di chiudere questo video. Vediamo se abbiamo la possibilità di comprare... No, armatura... no ragazzi, non... Energy, flare... No. Non vendono una cipalipa questi qui. No, assolutamente no. Vediamo un attimo adesso il sistema. Non è ancora libero, ma... Direi che è meglio... No, questo è ancora soggetto a pirati. Quindi vedete che noi viaggiamo nello spazio, commerciamo e lo spazio intorno a noi cambia. Avremo poi la possibilità anche appunto di vedere, adesso io non mi ricordo il tasto, di vedere la, lo status con le fazioni corrispondenti. Vedete, poi ognuno, da Beyond Sold, Void Expanse, hanno tutte feature diverse. Come Beyond Soul ha quella peculiarità di dover costruire i segnalatori, conquistare i vari settori vicini per poter espandere l'impero. Qui invece è una cosa un po' più easy che io onestamente apprezzo un po' di più. Dovremmo andare in uno spazio. Ah, qua. Ecco qua. Mamma mia come parlo oggi. Scusatemi ma... È mattina molto presto e sono già al lavoro appunto per anticipare i tempi e pubblicare questo video prima dell'uscita del gioco. Ma probabilmente questo avverrà solo il giorno stesso dell'uscita. Allora, andiamo qua che mi incuriosisce molto questo settore di raffineria, dato che noi diventeremo dei minatori. Ah, c'è un punto esclamativo qua. Andiamo a vedere che cos'è. Una nave che ha bisogno di noi. Buongiorno. Dice di avvicinarmi. Allora, ascolta. C'hanno...
Cioè, io sto portando questo tizio là, o devo avere un managgio traente, non lo so. Comunque c'è stato uno sbaglio, non lo hanno lasciato passare. Vabbè, noi andiamo. Andiamo su questo planetoide. Se deve andare qui, sempre che deve andare qui. Comunque, atterriamo qui. 250 crediti giù. Bello questo posto. Il pilota disembark. Ci ha pagato un botto di soldi. Minchia, abbiamo 17.000 adesso. Vabbè, comunque. Torpedo. Moduli. Non abbiamo nulla, 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 nulla. Non possiamo manco. Possiamo comprarci questa nave, ma. È uguale alla nostra, forse. Vabbè. Comunque, le merci che qua possiamo acquistare sono dei cristalli. A questo punto cristalli di litio per gli appassionati di Star Trek. Ragazzi, questo è Star Nomad 2. Ovviamente resto in attesa dei vostri commenti. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Ciao ciao!